Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6. 10 milioni di euro per 10 anni volti alla nascita della nuova Pescara. I senatori D'Alfonso, Pagano e Bagnai chiedono di disporre nel sostegni ter l'aumento dei finanziamenti del MEF per la fusione dei comuni. Il servizio di Giuseppe Dintino. 10 milioni di euro all'anno dal Ministero dell'Economia fino alla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. I senatori abruzzesi D'Alfonso, Pagano e Bagnai, rispettivamente del PD, di Forza Italia e della Lega, chiedono a colpi di emendamenti che la norma venga inserita nel decreto Sostegni Ter, che dovrebbe essere definito la prossima settimana. Il MEF già dispone un finanziamento di 2 milioni l'anno per la fusione dei piccoli comuni. I senatori chiedono di aumentare il tesoro volto alla nascita della città, che conterrà circa 250.000 abitanti, denaro che sarà necessario ad esperti professionisti esterni per l'unificazione dei servizi delle tre città, dalla raccolta dei rifiuti alla riscossione dei tributi fino all'unificazione delle polizie locali. Del parto della nuova Pescara, ostetrico potrebbe essere un commissario ad hoc, che finora però non è stato nominato. Secondo gli emendamenti, a firma dei tre senatori abruzzesi, il finanziamento plurimilionario con cadenza annuale potrà durare per un massimo di 10 anni, ben al di là quindi del limite del 2024 fissato per la fusione. Nel 2014 infatti c'era stato il referendum, vinse il sì con il 64%. 4 anni dopo il Consiglio regionale approvò all'unanimità la legge che stabiliva modi e tempi della fusione, che dovrà avvenire entro il 2023. I tre sindaci potranno decidere un'unica volta di prorogare di un anno la data di scadenza. La nuova Pescara sarà divisa in municipalità, come avviene ad esempio a Roma. Questo per garantire una sorta di autodeterminazione dei territori e soprattutto per salvare il ruolo degli amministratori. Non è ancora deciso però quanti saranno i municipi, se 3 o più. Intanto si placa la polemica di quando una delegazione abruzzese portò la fusione sul tavolo della ministra Lamorgese in un incontro del 16 febbraio scorso organizzato da D'Alfonso. In quell'occasione non era stato invitato alcun rappresentante dei due comuni cosiddetti minori, con grande offesa dei presidenti dei rispettivi consigli comunali. Giovedì scorso il senatore PD è tornato a Roma, ha incontrato il sottosegretario Garofoli, questa volta per par condicio ha portato con sé il sindaco di Spoltore di Lorito e il vice sindaco di Montesilvano Cilli. Oggi in Abruzzo 1.006 nuovi positivi al Covid, di cui 648 emersi da test antigenico, e di età compresa tra 2 mesi e 97 anni, eseguiti 2.906 tamponi molecolari e 7.898 test antigenici per un tasso di positività pari al 9,3%. I nuovi positivi sono residenti 250 nella provincia dell'Aquila, 260 in quella di Chieti, 223 in quella di Pescara, 231 in quella di Teramo, 16 di fuori regione, mentre per 29 sono in corso verifiche circa la provenienza. 9 i deceduti di età compresa tra 63 e 92 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell'Aquila, 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. I guariti nelle ultime ore sono 439, mentre gli attualmente positivi sono aumentati di 558 unità ed ora sono 64.603. In calo i ricoveri in area medica, sono 300, meno 12 rispetto a ieri, 14 quelli in terapia intensiva, più 1 rispetto a ieri. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle criticano la regione per la costruzione dei nuovi ospedali di Lanciano, Vasto e Avezzano, parlando di propaganda da parte della giunta Marsiglio. Paolo Renzetti. Non si faccia propaganda sulla sanità pubblica e sui nuovi ospedali di Lanciano, Vasto e Avezzano. È chiara e forte la richiesta del Movimento 5 Stelle, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa nella sede della regione a Pescara, a cui hanno preso parte il capogruppo in consiglio regionale Sara Marcozzi e i consiglieri Pietro Smargiassi, Giorgio Fedele e Francesco Taglieri. Sono passate alcune settimane, hanno detto i pentastellati, dalla conferenza con cui il presidente Marsiglio e l'assessore alla sanità Nicoletta Veri avevano annunciato in pompa magna la costruzione di 3 nuovi ospedali. È diventata una consuetudine per la giunta Marsiglio, che dal giorno dell'insediamento promette nuove strutture con progetti presentati a ripetizione e riproposti alla bisogna, parlare di come utilizzerà i fondi messi a disposizione dal governo ancor prima di aver messo in campo tutto quanto necessario per reperirli.
Beh, a noi sembra l'ennesimo annuncio di propaganda ai quali ci hanno abituato ormai il presidente Marsilio e l'assessore Verì, perché ci danno addirittura una data in cui consegneranno gli ospedali ai cittadini, cioè il 2026, ma non ci hanno ancora dato la data in cui consegneranno la rete ospedaliera al Ministero, che è un atto propedeutico proprio per autorizzare anche questi ospedali. Dunque ci sembra evidente che tutti gli atti, gli unici atti che questa giunta riesca a produrre siano degli annunci di propaganda, perché questi ospedali necessitano appunto di una trafila burocratica che è appunto l'esame, la disamina e l'approvazione della nuova rete ospedaliera da parte del Ministero, e poi necessitano di fondi. Altro dubbio che ci è sorto è il fatto che, nonostante si sia sempre detto che ci siano 400 milioni di euro sul fondo nazionale per l'edilizia sanitaria destinati agli ospedali abruzzesi, in realtà a oggi di disponibilità di cassa sembrerebbero esserci solo 140 circa milioni di euro, per cui l'assessore Verì e il presidente Marsilio dovrebbero chiarirci come intendono realmente realizzare questi ospedali e per quale motivo non sia stato ancora fatto nulla, nessun atto formale, se non conferenze stampa con slide di propaganda. Gli uomini del Parco Nazionale della Maiella sono in queste ore a Roccaraso, impegnati in un'operazione per la tutela dell'orso Juan Carrito. La presenza dell'orso all'interno del centro abitato, anche in pieno giorno, l'esclusiva e protratta alimentazione costituita da soli alimenti di origine antropica, l'assenza ormai consolidata di timore nei confronti dell'uomo e l'esibizione di comportamenti di interazione con i cani sono tra le variabili, spiega il Parco, che hanno reso necessaria una evoluzione gestionale immediata. A seguito della cattura, l'orso verrà temporaneamente trasferito nell'area faunistica dell'orso di Palena, che a tal proposito sarà interdetta all'accesso dei visitatori. L'obiettivo è proprio tutelare Juan Carrito, uno dei pochi individui di orso bruno marsicano che sopravvivono solo sull'Appennino centrale, e cercare in tutti i modi di evitarne la captivazione definitiva. I consiglieri comunali di centrosinistra di Pescara denunciano l'abbandono delle periferie da parte della giunta Masci, disattese le promesse fatte, sostengono i consiglieri in campagna elettorale. Situazione di degrado soprattutto a Fontanelle, in via Caduti per servizio. Vediamo il contributo filmato. Gian Pietro, oggi tornate a parlare delle periferie di Pescara, denunciate lo stato di abbandono, ci sono anche dei locali comunali che potrebbero essere assegnati, utilizzati dalle associazioni e che invece sono deserti. E qui siamo a Fontanelle, ma il discorso riguarda un po' le varie periferie cittadine. Purtroppo non sono così deserti questi locali, purtroppo, perché in realtà ci denunciano i residenti che qui è invece un luogo di spaccio, di degrado, molto spesso è molto pieno di queste persone, quindi è un peccato, perché a pochi passi dal murale di Milo, che ha dato anche una nuova luce, o meglio ha provato a dare una nuova luce a una zona periferica della città, appunto c'è questo locale che non è stato assegnato e che quindi è oggetto di degrado e crea anche insicurezza nel resto del quartiere. Purtroppo è un segnale allarmante di rassegnazione nella parte del comune che non ci piace. La giunta Masci è assente, c'è il degrado in queste che sono case comunali, vediamo che non c'è neanche la cura del minimo indispensabile, c'è una fogna quasi a cielo aperto che è qui a pochi passi da noi, ma c'è anche dell'altro, perché diciamo che in questa zona da tempo c'è l'esigenza di metterci nuova linfa che le associazioni possono dare. Queste associazioni sono anche rese disponibili a dare una mano, ma occorre che il comune sia recettivo di fronte a queste esigenze. E poi c'è il tema fondamentale, che della nuova farmacia. Da tempo i residenti hanno chiesto che qui ci sia la farmacia, che è un diritto civile avere almeno un servizio come la farmacia. Purtroppo gli interpelli da parte della regione sono andati a vuoto, a questo punto non ci si può neanche qui rassegnare, occorre invece migliorare l'offerta, ad esempio dicendo che il comune può mettere gli immobili a disposizione, oppure valutiamo se è possibile che sia il comune ad aprire una farmacia comunale, perché qui ce n'è bisogno, ed evidentemente se l'interpello continua ad andare a vuoto non ci si può rassegnare, ma occorre agire. Un punto pace per condannare la guerra in Ucraina e lanciare un messaggio di speranza alle popolazioni che, colpite dai missili e dai bombardamenti russi, sono in sofferenza. Avezzano scende in piazza domani alle ore 15 con una manifestazione che riunirà in piazza Risorgimento cittadini, autorità e il mondo dell'associazionismo. Nel servizio il pensiero di Monsignor Giovanni Massaro, vescovo della diocesi dei Marsi. Vediamo.
un'emergenza umanitaria, un'emergenza che in qualche modo sta calpestando di nuovo i fragili, gli indifesi, un esodo mai visto nei tempi recenti a livello europeo, tanti profughi che dall'Ucraina stanno giungendo già in Italia, ma anche in Abruzzo. Questa domenica si terrà una grande manifestazione di piazza con un unico messaggio: stop al conflitto, siamo tutti per la pace. Sarò presente con alcuni rappresentanti della tavola della pace, con diversi fedeli anche delle nostre comunità parrocchiali. Saremo presenti come chiesa locale per esprimere la nostra vicinanza al popolo ucraino che sta vivendo davvero giorni terribili, giorni tragici, giorni drammatici. Anche il Santo Padre, Papa Francesco, ha teso più di una mano. Oltre alle preghiere e ai digiuni, siringhe, cerotti, disinfettanti e altro, come riferisce Vatican News, portale Vaticano. Nel suo appello del mercoledì delle ceneri ha esortato ad implorare da Dio quella pace che gli uomini da soli non riescono a costruire. Ascoltare la preghiera di coloro che soffrono e fuggono sotto il frastuono delle armi. Nel frattempo, le prime famiglie e i primi bambini ucraini sono già arrivati anche nella Marsica, accolti dalle comunità locali. Già nel pomeriggio farò visita ad una famiglia fuggita dalla guerra che ha trovato riparo qui nella Marsica. Papà e mamma che sono fuggiti dalla loro terra, hanno lasciato le loro case, i loro affetti, le loro cose, proprio per soprattutto mettere al riparo i propri figli. Come chiesa locale abbiamo anche dato la nostra disponibilità a mettere a disposizione un po' le nostre strutture per accogliere i profughi che certamente arriveranno numerosi nei prossimi giorni. Sono convinto che il popolo della Marsica, popolo buono, accogliente, saprà accogliere nel migliore dei modi questi nostri fratelli, facendoli davvero sentire a casa. Anche Coldiretti si mobilita per la popolazione dell'Ucraina, dando il via alla spesa sospesa, che vedrà poi la consegna dei beni di prima necessità raccolti alla popolazione del paese in guerra. Vediamo. Al via la spesa sospesa di Coldiretti Abruzzo per l'Ucraina. Da oggi c'è infatti la possibilità per tutti i cittadini abruzzesi di fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini dei vari capoluoghi di provincia. Prodotti poi da inviare ai civili del paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in queste ore nel nostro paese. L'iniziativa di Coldiretti è stata presentata questa mattina. L'iniziativa di spesa sospesa è un'iniziativa di Coldiretti che sta avviando oggi proprio per portare in dono alla popolazione ucraina i beni alimentari di prima necessità. E siamo qui nei mercati di Campagna Amica di Pescara, ma si sta svolgendo anche in tutti i mercati di Campagna Amica d'Abruzzo, quindi anche a Chieti e a Teramo. Quali sono i prodotti, insomma, che i cittadini possono poi devolvere per beneficenza? Diciamo tutti i prodotti confezionati e che abbiano una lunga scadenza. Capito, l'augurio, insomma, la speranza è che questa iniziativa possa durare, ma che finisca al più presto la guerra. Sì, esatto, perché oggi come oggi non facciamo fatica anche a pensare che ci sia una guerra in atto, però c'è e cerchiamo di fare del nostro meglio per poter aiutare chi ha bisogno. Noi oggi diamo il via alla spesa sospesa, ma è, diciamo, solo l'inizio di una serie di iniziative che noi vorremmo fare come Coldiretti e Campagna Amica per diciamo, aiutare le popolazioni dell'Ucraina che stanno soffrendo questo periodo davvero drammatico. Daremo il via poi anche ad altre iniziative. Intanto vorremmo sicuramente chiedere e sensibilizzare la popolazione italiana a donare qualcosina che possa aiutare anche dal punto di vista alimentare le popolazioni ucraine. E in più vorremmo anche sensibilizzare i nostri cittadini affinché questa situazione vada a cessare e finire. E come Coldiretti noi avevamo anche una collaborazione, stiamo facendo un'iniziativa con le scuole e abbiamo chiesto anche ai bambini appunto di fare un piccolo disegno, fare qualcosina appunto per far capire come la guerra sia una cosa sbagliata e brutta. E devo dire che i bambini sono stati bravissimi a scrivere, a fare dei disegni appunto per dimostrare questo, che la guerra è una cosa sbagliata e che questo deve cessare, deve finire al più presto.
Acciaio e ferro come oro, e così l'edilizia rischia di andare KO. A lanciare il grido d'allarme è ANCI Abruzzo. Dopo la pandemia e la super burocrazia del superbonus 110%, ora c'è il grosso rischio di un nuovo blocco dei cantieri. Stefano Recanati. Le dinamiche impazzite dei prezzi di alcune importanti materie prime spaventa da tempo i costruttori edili. Il ferro acciaio tondo per cemento armato a novembre 2021 rispetto a un anno fa, secondo gli ultimi dati del MEPS, manifesta un rincaro del prezzo base del 226,7%. I dati più recenti riferiti al mese di novembre 2021 registrano rispetto al mese precedente un ulteriore aumento del 11,4%. Se a questi aumenti si aggiungono anche i costi energetici esplosi a gennaio e da ultimo aggravati dalla guerra tra Russia ed Ucraina, si comprende perché i lavori siano a rischio, con ricadute devastanti per l'edilizia, da sempre volano per l'economia. Questi andamenti trovano conferma anche nei dati di fonte Siderweb, che tra novembre 2020 e ottobre 2021 indicano per il prezzo base del ferro acciaio tondo per cemento armato un incremento medio del 220%. Per i lavori pubblici, sottolinea il presidente di ANCI Abruzzo Antonio Dintino, stiamo assistendo ad interventi governativi tesi al parziale contenimento degli effetti dovuto all'aumento dei prezzi, con provvedimenti speciali da adottare con compensazioni per i lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 e inerenti ad offerte antecedenti al 1 gennaio 2021, il cui contratto di appalto deve essere in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, e con l'introduzione di un meccanismo revisionale valido per le procedure di gara indette fino al 31 dicembre 2023. A rimanere fuori dalle compensazioni moltissimi lavori aggiudicati con progetti redatti sulla base di prezzari assai distanti da quelli correnti sul mercato e che pertanto in questa fase non possono essere avviate, se non mettendo a rischio l'interesse pubblico per la qualità del prodotto finale e la sopravvivenza delle imprese a causa dei problemi di approvvigionamento e di mantenimento dei margini. In attesa di un meccanismo stabile di revisione dei prezzi da inserire nel codice degli appalti, le imprese lanciano un forte grido di allarme teso a scongiurare il rischio di abbandono dei lavori ed invitano le stazioni appaltanti a voler intervenire nel rispetto del principio di equilibrio contrattuale che deve sussistere a salvaguardia di entrambi i contraenti, senza approfittare della debolezza della controparte. Il messaggio è chiaro, chiude Dintino, senza adeguamento dei prezzi i cantieri non partono. E da lunedì i pescherecci attraccati nel porto di Pescara e anche quelli di tante altre parti d'Italia non usciranno per la normale attività di pesca. Lo ha affermato al sito ilpescara.it il presidente dell'Associazione Armatori Francesco Scordella, di ritorno dall'ennesimo incontro tenutosi con tutti i rappresentanti della categoria al comune di Civitanova Marche, alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. A scatenare la protesta, l'impennata del prezzo del gasolio. Sulla banchina di Pescara dunque non ci sarà pesce fresco, la situazione si potrebbe protrarre per diversi giorni. Secondo Scordella, a queste condizioni non ha più senso salpare e per ora la protesta è ad oltranza. Nell'ambito della 22esima edizione del progetto Il Calendario della Repubblica si è svolto all'Istituto Tecnico Galliani d'Esterlic di Chieti un secondo appuntamento dedicato alla Costituzione e alla storia d'Italia. Compito della memoria è tenere sempre vivi i principi che hanno ispirato la Costituzione nata nel 48. Serenia Secondi. L'Associazione di Cultura e Politica Chieti Nuova 3 Febbraio, in collaborazione con l'Uni3 e con alcune scuole di Chieti, hanno dedicato una giornata di analisi e riflessioni ai principi ispiratori della Costituzione e al compito della memoria come diritto dovere civile. Con la partecipazione del prefetto di Chieti Armando Forgione e di quello di Pescara Giancarlo Di Vincenzo si sono confrontati presso l'Istituto Tecnico Galliani d'Esterlic i suoi studenti con quelli degli istituti Luigi di Savoia, Pomiglio e del liceo scientifico Masci. Il concetto della libertà quanto mai contemporaneo, considerati i venti di guerra che soffiano, ecco, come stanno recependo i ragazzi in questo momento gli eventi? I ragazzi devono essere guidati a quello che è un po' un percorso che adesso il Ministro ha voluto reintrodurre nelle scuole, la sperimentazione di educazione civica, ed è una sperimentazione triennale, dunque questo percorso va a inserirsi in una più ampia rilettura della Costituzione all'interno dei curricoli scolastici.
Ed ora la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie C di calcio. Domani alle 17.30 il Pescara ospiterà il Siena, gara da vincere per i biancazzurri per tenere aperte le speranze di terzo posto. Ferrari pronto a tornare al centro dell'attacco. Sul fronte Siena il solo Bani recupera fra gli acciaccati, appena 19 i convocati dal tecnico Padalino. Vediamo il servizio. Si assottiglia il numero di giornate e cresce la necessità di fare punti in ottica playoff. Gaetano Oteri non ci gira intorno e sprone il suo Pescara a riprendere una marcia a pieno ritmo dopo un tour de force delle ultime 5 partite che, secondo il tecnico biancazzurro, ha ricalcato l'andamento del campionato. Tante volte abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo seminato in campo. È chiaro che alcune volte abbiamo fatto anche degli errori, altre volte li hanno fatti anche altre sfere, perché insomma espulsione di Ferrari a Fermo, espulsione di Drudi eccetera, però hanno detto che quello che ha detto fino adesso il campionato, che se acquisiamo continuità, questo è un gruppo che esprime coralità, giochiamo da squadra, ecco, e quindi ci sono anche qualità all'interno di questo gruppo chiaramente, poi nessuna squadra è perfetta, abbiamo pregi e difetti, ma ci può dare conforto quello che abbiamo fatto. Questo però appartiene al mondo della teoria e delle chiacchiere, il campo è un'altra cosa. Tutto questo che noi pensiamo lo dobbiamo confermare in campo. Domani alle 17.30 il Pescara ospita il Siena e al centro dell'attacco tornerà quel Ferrari rimasto in panchina 90 minuti a Modena a sorpresa. Scelta tecnica come inizialmente fatto trapelare, non solo. Oteri la spiega così. Mentre ha preso una squalifica in quella mezz'ora a Fermo, che era conseguente di una partita fatta 3 giorni prima, è stato squalificato e ha preso anche un brutto colpo alla costola, per cui per 5-6 giorni proprio non poteva neanche respirare. Quindi di cosa stiamo parlando? Stava appellando il fatto che fosse una scelta tecnica. Ma non è una scelta tecnica, ma ci può stare tutto. Ma tutti siamo utili, nessuno è indispensabile. Ferrari adesso ha l'opportunità. Contro il Siena non ci saranno Diambo, Memusciai, Chiarella e Delle Monache infortunati. Squalificato Drudi. Ilanes favorito su Gherardi per la sua sostituzione, Zappella, Ingrosso e Veroli a completare la difesa, solita mediana con Pompetti, Pontisso e Derisio, davanti Ferrari, con lui Dursi e uno tra Rauti e Clemenza. Così Oteri sul Siena. Incontreremo una squadra che ha buone qualità e che sa palleggiare bene, e per cui se non vogliamo fare passare il tempo facendoli palleggiare dobbiamo giocare una partita molto aggressiva, essere corti, compatti ed evitare che questo avvenga. È una squadra buona, ben allenata da un collega come Padalino che stimo anche tanto. I toscani con gli ultimi risultati sono di nuovo fuori dalla zona playoff. Appena 19 i giocatori convocati da Padalino, fuori per scelta tecnica Caccavallo, infortunati Terigi e Pezzella, oltre Crescenzi e Kerbash. Recuperato il solo Bani, la presentazione del match di Padalino che potrebbe optare per la difesa a 4 e l'avanzamento di Di Santo. Pescara rimane una di quelle candidate anche ai playoff, lo sappiamo. Mi auguro che, siccome mi aspetto una partenza forte, una squadra che voglia subito dettare un certo tipo di ritmo, mi auguro che i miei calciatori siano non all'altezza, perché quello è scontato che lo debbano essere, ma che siano già proiettati alla partita e al tipo di partita che si aspetta. L'impatto e la mentalità della squadra che deve scendere in campo e anche di coloro che possono subentrare deve essere di una squadra che deve provare a vincere. È sempre alle 17.30 domani, trasferta per il Teramo a Cesena contro i bianconeri di Viali, diavolo senza gli squalificati Rossetti e Bernardotto, ma con la volontà di provare il colpaccio al posto del centrocampista, possibile impiego di Viero. Davanti certo l'utilizzo di D'Andrea, sulle fasce da una parte ci sarà Azio Osmanovic, ma da verificare se a destra, se gioca Mordini, o a sinistra, se gioca Lombardo. Nel Cesena fuori causa in 8, tra cui l'ex Zecca, Tonin e i centrocampisti Missiroli e Rigoni. Questa è la presentazione della gara del tecnico del Teramo, Federico Guidi. Vediamo. Chiaro che noi lavoriamo tutta la settimana come abbiamo fatto per provare a portare un risultato a casa. Il risultato deve essere figlio della nostra prestazione e questa settimana, dopo tanti giorni, noi come tutte le altre squadre abbiamo avuto
la possibilità di preparare la partita al meglio. Una partita che è sicuramente difficilissima, troveremo un avversario di grandissima qualità, di grande spessore, in una cornice bella e motivante per poter provare a fare una grande partita, una bella prestazione. In base a quello che verrà scelto è chiaro che qualche dinamica può cambiare. È chiaro che la struttura di Rossetti non ce l'abbiamo e quindi dal punto di vista del gioco aereo o delle palle native ci cambia tanto. Per quanto riguarda lo sviluppo del gioco e la fase di non possesso, è chiaro che chiunque giochi deve interpretare quello spazio in maniera intensa, come sta facendo Matteo in queste ultime partite Rossetti, cosa che però nella prima parte di stagione non faceva. Questo ha fatto sì che lui si guadagnasse ad oggi la maglia da titolare. E noi dobbiamo riuscire le squadre avversarie anche a avere la capacità di ribaltarle, di ribaltare l'azione, perché nel momento in cui pensiamo solamente a quando non abbiamo la palla, poi diventiamo anche vulnerabili, e noi molto spesso quando ci siamo abbassati molto spesso abbiamo fatto gol, e questo non è dipeso da linea 3, linea 5, linea 4, sempre figlia dell'atteggiamento totale della squadra. Io penso che dobbiamo avere coraggio, al di là di quello che sarà il sistema di gioco iniziale, che poi per sistema prendetelo nella fase di non possesso, perché poi nella fase offensiva cercheremo di essere molto dinamici e fluidi sul campo, per cercare di essere imprevedibili. Per il Cesena non lo so, per noi ci deve scatenare qualcosa chi ha vissuto quella giornata là, a dare qualcosa in più, perché poi insomma l'orgoglio, la motivazione ci devono essere, per far capire che quella distanza non c'è tra noi e loro. Poi che loro siano fortissimi ci mancherebbe altro, però il 4-0 deve pesare più, anche per capire che quello che abbiamo fatto e soprattutto quello che è successo nel secondo tempo, dove noi abbiamo mollato una volta preso il gol, non deve assolutamente succedere. Ma penso che ora questa squadra lo abbia capito, è diversa, e anche gestire magari dei momenti negativi come ci sono stati anche a Viterbo, ora l'età media riesca a sopperire a quella mancanza che abbiamo avuto nel girone d'andata. In Serie D, girone F, è rinviata una partita. Vasto Girardi Tolentino non si giocherà al Ditella per neve. Vediamo ora nel servizio il quadro che concerne soprattutto le abruzzesi. Jacopo Forcella. Due derby abruzzesi nella giornata numero 23 del girone F di Serie D, a Nereto e Vasto. Infatti arrivano rispettivamente Pineto e Notaresco per due scontri determinanti in chiave classifica. In uno stadio Aragona ancora chiuso al pubblico arriva infatti la squadra di Massimo Epifani, reduce dal successo importante ma sofferto nel recupero di mercoledì contro il Porto d'Ascoli. Dopo i 9 risultati utili consecutivi e la sconfitta interna col Matese, dall'altra parte i biancorossi di Fulvio D'Addario hanno dimostrato di non aver perso lo smalto che li aveva contraddistinti nella striscia positiva. La gara di Castelfidardo ne è stata la prova ulteriore. Dall'altra parte rossoblù convalescenti ma ancora agganciati alla speranza spareggi. Ma intanto dobbiamo recuperare, perché oggi abbiamo speso tanto. E poi incontriamo una squadra che sta facendo un grande campionato, ha dei giocatori importanti, ne sarà una bella partita sicuramente. E noi dobbiamo portare lo spirito che abbiamo portato oggi in campo anche a Vasto, con la voglia di fare bene come abbiamo fatto oggi. Per arrivare ai playoff? No, adesso dobbiamo, oggi ho detto ragazzi dobbiamo vincere una partita, perché poi quando i campionati prendono una piega strana, innanzitutto dobbiamo arrivare a 41 punti, 42 punti per salvaguardare la Serie D. Poi sicuramente noi abbiamo la qualità non per salvarci, per fare molto meglio. Obiettivo che ha anche la Vastese, che però in questo momento ha soprattutto la questione stadio a tenere banco. Però il problema serio è che in queste condizioni calcio a Vasto non possiamo farlo più. Quindi non da oggi, ma già dal giorno che ha parlato Franco Bolami, la Vastese Calcio è in vendita. Noi daremo questa società, certo non al primo che arriva, ma a qualcuno che ha voglia di investire a Vasto. Non per un anno ma per tanti anni. La Vastese per le ultime 5 gare andrà a giocare in campo neutro ma a porte aperte, con 3 sedi ancora al vaglio: Francavella, Ortona o Atessa.
A Nereto i vibratiani riceveranno la visita di un Pineto sì sconfitto dalla Recanatese, ma dopo una partita durante la quale l'11 di Daniele Amaolo avrebbe meritato decisamente di più. Obiettivi totalmente diversi, visto che invece al Nereto mancano 12 match e 12 punti per agganciare il terzultimo posto di stacchi a parte ed evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. Il Pineto da parte sua è nel gruppone a 35 punti, di cui fanno parte anche Fiuggi, Tolentino e Notaresco, a caccia di un piazzamento tra le prime 5. Siamo preparati bene in settimana per questa sfida nel derby con Nereto, che è una partita difficilissima perché poi si gioca su un campo e non in ottime condizioni, quindi i valori tecnici andranno a farsi benedire, come si dice, quindi occorre tante componenti. Mi auguro che i ragazzi si facciano trovare pronti a interpretare la partita a secondo, ecco, le problematiche che troveremo di fronte. Un punto più sotto a quota 34 il Chieti in striscia aperta dei risultati utili. Il pareggio con il Vasto Girardi all'Angelini non sembra aver intaccato il morale dei neroverdi di Alessandro Lucarelli, che stanno correndo e che a questo punto, con la salvezza praticamente quasi in cassaforte, possono pensare anche ai playoff. Davanti si troveranno un Castelfidardo che invece, dopo un inizio promettente, è scivolato via via nelle posizioni meno nobili della graduatoria e ora condividono con il Castelnuovo il terzultimo posto. Castelnuovo anch'esso reduce dal recupero di campionato di mercoledì, solo con un esito diverso rispetto al Notaresco. 2-1 rimediato a Fano e situazione davvero complicata di classifica, vista l'assenza di Bubalo, espulso al Mancini, squalificato per 2 giornate dal giudice sportivo. Di Fabio deve trovare una punta centrale per sostituirlo, ballottaggio tra Colì, Favorito e Sparvoli. La gara interna col Matese è un crocevia determinante per provare ad evitare i play-out. L'unico modo per farlo è trovare i 3 punti, ma nella situazione attuale non sarà affatto semplice. Io vi ricordo che tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it, e poi vi do appuntamento alla prossima edizione del nostro notiziario alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.